Il versetto 12 riassume tutta l'essenza e lo spirito di questo brano che ascoltiamo oggi. È la preghiera, è la chiave che muove tutto il rapporto con Dio, sia nella scelta dei dodici e sia nel poter guarire i malati. Non a caso Gesù si dirige verso il monte per pregare. Proprio questo luogo testimonia l'incontro intimo con Dio. Per Gesù questo incontro è fondamentale per tutto il suo ministero nell'annuncio del Regno. Tutto deve passare prima attraverso la preghiera. È con la preghiera che poi si vive la dimensione con gli altri. Il passaggio fondativo e fondamentale che Gesù ci insegna è che prima di poter vivere la nostra vita di fede e il nostro rapporto con Dio e con gli altri, bisogna saper pregare. È questo, carissimi, lo stile che ci deve contraddistinguere ed è ciò che ha vissuto anche Gesù. L'Evangelista Luca, per farci capire quanto è fondamentale la preghiera nel farla diventare il centro della nostra vita, utilizza il giorno e la notte. Durante la notte, il tempo più intimo dove siamo chiamati a riposare e a chiuderci anche in noi stessi, Gesù incontra Dio. Nel momento più intimo della giornata, di solitudine e di silenzio, si incontra Dio. Lasciamo spazio a Dio, facciamolo entrare negli spazi bui della nostra vita perché possiamo renderci conto della luce e dell'amore che può emanare. Carissimi, solo attraverso la preghiera è possibile tutto questo. Gesù ci chiede di essere discepoli non solo per esercitare quello che Lui stesso fa, ma anche per vivere in maniera intima la nostra relazione con Dio. Buona e santa giornata a tutti.